Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Scorum Italia TV. Continuiamo questa rubrica fantacalcistica andando avanti dopo portieri e difensori, arriviamo a centrocampo. Come vedete nella schermata, eccolo qua, Kevin Prince Boateng, uno dei migliori centrocampisti della Serie A di quest'anno, non c'è più. Se n'è andato al Barcellona, tutto bello, felice, contento, e quindi andiamo a vedere gli altri che rimangono. Cataldi è quello con la media più alta, direi, media fantacalcistica ovviamente, vedete qua a destra, siamo su Fanta Gazzetta, ma ha giocato soltanto tre partite, quindi lo terrei in considerazione fino a un certo punto. Uno dei migliori che ha giocato abbastanza la metà delle partite è Fabian Ruiz del Napoli, gran bel giocatore, veramente possente fisicamente, veloce, forte, tecnico, veramente un bel giocatore. Fantamedia del 7,25, ottima. Poi c'è Buonaventura che purtroppo si è spaccato e quindi non c'è più. Per un bel po', mi sa che quest'anno non ci sarà proprio più. Iličić che tira rigori, quindi non è per niente male. Poi c'è Duncan, però non ha giocato tantissimo perché ha saltato l'inizio della stagione, perché aveva qualche problemino, adesso non mi ricordo, aveva un'infezione o qualcosa del genere. Poi c'è Duncan, 13 partite giocate, Saponara, eccolo qua, De Paul, 6,97, rivelazione di quest'anno nel Fantacalcio. Ce l'avevo l'altro anno, l'ho venduto, cioè l'ho venduto, non l'ho più ricomprato, diciamo, perché non credevo più in lui, invece è un buon giocatore, per niente male. Un altro veramente che avevo anche l'altro anno a Fantacalcio, Joao Pedro, non ho riconfermato neanche lui e sta andando alla grande. Gli errori che si fanno al Fanta, almeno non so voi, ma io li faccio spesso, di prendermi male con un giocatore e non riconfermarlo assolutamente. Poi via via Ramirez con 6,94, Benassi che sta facendo un gran bel campionato con 6,92, Candreva ha una buona media ma gioca pochissimo, Kurtic, Bernardeschi, che seppure giocando molto altalenamente, scusate, mi sono impappinato di nuovo. Poi c'è Matuidi, 6,74, rocciosissimo centrocampista della Juve. Correa, che non giovane, non è niente male. Zaniolo, gran bel campionato anche lui, anche se ha giocato soltanto 11 partite, 6,73 di media. Chiesa che alti e bassi, però non è niente male al Fantacalcio. Poi Dabo e Pastore giocano veramente poco, Pastore sempre rotto. Parolo Baselli, Pellegrini, Nainggolan, che abbastanza ci si aspettava di più, diciamo, ma una testa calda a quanto pare. Verdi che va alla grande, gran bel giocatore, gioca pochissimo purtroppo. Lazzari, Veretout, Gagliardini, che però gioca pochissimo anche lui, Ukan gioca pochissimo, Cristante 6,61, però c'ha la media voto un po' bassina. Poi via via Castro, Krunic, Aumario, Kessié, Perisic, ma siamo già Zajc, buon giocatore. Qua dicevo siamo già più in basso, andiamo a vedere solo quelli che giocano di più, Freuler, Poli, fino ad arrivare al 6, Zielinski, che non è niente male, Pjanic, che però quest'anno non tirando neanche una punizione sta subendo un po', Juventus che non ha ancora segnato su punizione, tra l'altro le tira tutti Ronaldo e le sbaglia tutte per adesso, Lulic, che però ha la media voto bassa, nonostante la media santa media voto non sia male, Barella, che non è per niente male, gran bel giocatore in prospettiva futura, Milinkovic-Savic, che ha una media bassa ma la fanta media non male, e poi Lazovic, Allan, che è roccioso, Rincon, Meite, che ha segnato anche qualche golletto, Brozovic, Prae, Sensi, Derun, e però qua stiamo arrivando già al 6, infatti c'è ancora Cipsa che gioca tanto e basta. Fofana, giusto giusto il 6, e poi si va sotto 6, e sotto 6 noi non li consideriamo. Ok, andiamo a vedere quanti gol hanno fatto. Centrocampisti, i gol sono abbastanza gol segnati. Andiamo sul centrocampisti, ecco qua, gol fatti, partite giocate, vedete qui, e
E gol fatti 6. Ilicic è il capocannoniere dei centrocampisti, poi c'è Benassi, De Paul, Kurtic, Cristante, Ramirez, Krunic, Zielinski, Parolo, Bonaventura, Correa e via dicendo. Tantissimi a 3, molti a 2. Mitico Ilicic che però tira anche rigori e a volte li sbaglia anche, quindi è un po' un'arma a doppio taglio, nonostante se lo si mette sempre, invece è buono. Infatti vedete, 3 rigori su 3 per Veretout, Boateng 2 su 2, ma non c'è più, De Paul 2 su 1, Birsa 1 su 1, Ilicic appunto ne ha tirato solo uno e l'ha sbagliato. Quindi se l'avete tenuto fuori durante quella giornata siete stati dei geni. Perotti, Rolumu, Giaccherini, Romulo, non Rolumu, e João Pedro 1 su 1, gli altri nulla. Ok. Andiamo a vedere ancora gli assist, poi abbiamo finito questa rassegna centrocampistica. Ecco qua. Il leader degli assist è Lazzari della Spal, grandioso. Krunic, Saponara con 6. Lazzari, Krunic, Saponara e Pasalic a 3. Poi Castro, Lazovic, Parolo, Allan e una marea di altri a 2. Bene ragazzi, abbiamo visto tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, se volete iscrivetevi al canale, siamo veramente contenti. E alla prossima da Scorum Italia TV e dal vostro De Spartacus. Ciao a tutti ragazzi!